Allora, critica argomentata sull'angoscia di Kierkegaard. Allora, la mia critica si basa sugli studi che la scienza ha portato avanti nel corso degli anni sull'attacco di panico. Uh-huh. L'attacco di panico nasce da una serie di sentimenti che possono coinvolgere paura, ansia, angoscia, specialmente quest'ultima e la prima, e portano l'individuo a entrare in uno stato dove non è più in grado di scegliere le proprie azioni, perché l'individuo è bloccato in una fase dove pensa solo ad una cosa, cioè quella di sopravvivere. In questo senso, quando un individuo prova un attacco di panico, è impossibilitato di scegliere liberamente le proprie di fare libere scelte, perché sei in uno stato appunto di offuscamento mentale. In questo senso si può costruire una critica contro la filosofia di Kierkegaard, perché siccome per Kierkegaard l'angoscia deriva dalla possibilità di scelta, quando un individuo prova attacco di panico non può scegliere, e quindi si verrebbe ad annullare quel principio che fa venire angoscia, ma l'angoscia è presente perché stai avendo un attacco di panico. Mi spiego meglio. Mm-hmm. La libertà di scelta causa angoscia, l'angoscia in casi estremi causa l'attacco di panico, ma grazie alla scienza sappiamo che l'attacco di panico annulla la libertà di scelta, uh-huh, almeno quasi completamente. In questo senso posso criticare a Kierkegaard in un ignorazio elenchi, perché non ha tenuto conto del fatto che quando un individuo prova angoscia estrema, paura, ansia, angoscia estrema, la libertà di scelta viene meno. Ok, quindi l'angoscia non è l'emozione della libertà di scelta. Non si connette alla libertà di scelta. Non è rivelativa della libertà di scelta. Nessuno liberamente? Proprio nessuno, nessuno? Nessuno, nessuno, nessuno? Oh, ok. Secondo me, lui ha detto male, perché tu hai detto che l'attacco di panico è procurato dall'angoscia, e che l'attacco di panico è dovuto alla capacità di scelta. Ma se l'angoscia viene prima dell'attacco di panico, evidentemente c'è stata una scelta prima dell'angoscia. Cioè la possibilità di scelta viene annullata in seguito all'attacco di panico, però è conseguenziale all'angoscia. No. Se chiamo, posso dire che se l'angoscia è Cristian sostenuto con l'angoscia, annulla la libertà di scelta. Un po' più di volume, se no non si sente. L'angoscia ha detto che se non nulla la... Ah, scusa un secondo, ti devi mettere la mascherina. Scusa. No, niente. No, io forse per me... A parte che l'unico che rischia qui dentro sono io, qui. E sarebbe un guadagno per l'umanità, per voi per primi, naturalmente. Armando. In questo senso, dire che per Kierkegaard invece è la libertà di scelta che sta molto dell'angoscia, cioè l'angoscia dipende dalla possibilità che noi possiamo scegliere. Quindi se noi non potessimo scegliere, non ci sarebbe quell'angoscia che annulla la libertà di scelta. Quindi è... No, siamo lì. Quindi volevo dire più semplicemente che non tutti gli individui che provano un'angoscia estrema incorrono in un attacco di panico. Cioè, tu hai detto come fosse, secondo me, generalizzando. Perché tu hai detto, alcuni individui hanno un attacco di panico e manifestano così l'angoscia estrema, che non è una possibilità di scelta, ma la maggior parte degli individui no.
Non c'è un problema relativo, Anita, ad angoscia? No, io avevo pensato al fatto che nei casi dell'attacco di panico non viene annullata la possibilità di scelta, cioè la libertà di scelta, ma la scelta viene fatta inconsciamente, forse. È già meglio, però va bene, pur sempre... Sì, non so, vediamo se c'è qualcosa di meglio. No, Alessandro. Ho pensato forse ad una figolia. Sì, ma certo, innanzitutto è una questione filosofica, dai. Nel senso, perché l'angoscia che intende Kierkegaard si riferisce soltanto alla scelta ed è diversa dall'angoscia che intendiamo noi, in particolare in questo caso riguardo all'attacco di panico. Esatto, quindi vabbè. Fallacia di Ofibole, certo. In questo senso si può, posso dire a mia difesa che ci può essere un posso fare un passo indietro, però occhio che c'è l'armadietto, tenere in parte la mia posizione dicendo che l'angoscia che deriva dalla libertà di scelta si intensifica in particolar modo durante l'attacco di panico e quando l'attacco di panico raggiunge il culmine comunque l'individuo prova un'angoscia estrema, un'ansia estrema che è proprio appunto la possibilità, quell'angoscia deriva dal... Fermo Christian, è una digressione, è un ignorazio elenchi per digressione, non stai rispondendo alla sua obiezione. La sua obiezione è tu hai confuso due tipi di angoscia, ma quindi quando dici che il panico è angoscia, non è l'angoscia che intende Kierkegaard, no. Quindi semmai comunque può, no, aspettate, dopodiché a questo punto però tu puoi ugualmente sostenere la tua tesi, evitando questa anfibolia, affermando che il panico, che è tutt'altra cosa dall'angoscia, che è appunto un'emozione psicologica, non esistenziale, blocca nega la libera scelta, nega la libera scelta e quindi nega l'angoscia. Adesso diventa più chiaro, più interessante. Forse Anita, adesso quello che dicevi tu, no, potrebbe... Cioè, nel senso che a questo punto la domanda è, Kierkegaard, in quello che abbiamo visto, non contempla anche questa possibilità? In una cosa che abbiamo proprio visto, in un aspetto della sua analisi esistenziale, che abbiamo visto proprio l'altra volta. Quando si accade nell'abisso, ci aggrappiamo Allora, sì, perché in quel caso... Beh, ma no, c'è un aspetto ancora più convergente. Cioè, in altre parole, un'emozione fisica, fisiologica... No, cosa... Che altro forse che noi intendiamo l'angoscia... No, come detto lei, un'emozione fisica che... Quando, l'altra volta non abbiamo visto una situazione ferma, stiamo parlando con lui, una situazione in cui per Kierkegaard in base ad un'emozione fisiologica blocchiamo... In base all'istinto sessuale blocchiamo la nostra, l'attrice sensitiva. No, sensitiva! Cos'è che ci distingue da tutti gli altri esseri? No, nel senso che... Il fatto che noi... No, sì, scusi, è spirituale. Spirituale. Quindi, chiaramente spirituale equivale a esistenziale. Sì. Qui, e infatti, cosa dice Kierkegaard? Che nel momento dell'atto sessuale noi diventiamo... Animali. Animali, quindi non siamo più spirito, quindi non siamo più esistenze, quindi non proviamo più l'angoscia. Ecco perché è così bello, scusate, perché non si prova più l'angoscia. Ma se non proviamo più l'angoscia, ovviamente, quindi in questo senso,
cosa gli puoi contestare? Tommaso, se lui avesse tenuto conto, no, di questa analogia con il rapporto sessuale, quindi in un certo senso il panico, no, è un'altra forma analoga al rapporto sessuale. Dunque, comunque, Kierkegaard l'aveva già, come dire, considerato, lo aveva ammesso. No? Quindi è ammessa la possibilità di non essere esistenze, ovvero di soffocare almeno momentaneamente, no, la propria spiritualità, e quindi se l'uomo soffoca la propria spiritualità, la propria esistenzialità, ovviamente non sceglie più, è determinato, appunto, non è più esistente e quindi è determinato dai suoi istinti, dalle sue emozioni pulsionali, istintive, e quindi, come nell'atto sessuale, così nel panico, no, viene meno la libertà di scelta e l'angoscia, ovviamente. No? Quindi, qual è la fallacia corrispondente? Ah, diciamo che non ha tenuto conto proprio del fatto che Kierkegaard avesse trattato proprio questo argomento. E quindi? Quindi ignorazio elenchico. Okay. Vai, adesso. Ovviamente tu puoi puntare, perché noi abbiamo stabilito un'analogia. E quindi tu punti tutte le tue carte sulla... Voglio smontare l'analogia. E quindi cosa devi sostenere? Sostenere che è una... falsa analogia. Che è una falsa analogia, chiaro. Allora, come puoi sostenere che è una falsa analogia? La natura... potresti sfruttare... Cosa ha detto Kierkegaard? Cosa ne consegue al post coitum? Vergogna. La vergogna di essersi abbandonati all'animalità. Bene, e adesso invece tu puoi sostenere che quando si prova l'attacco di panico non si prova vergogna. E quindi è un'altra cosa. E quindi non si possa, sì. Non si possono assimilare. Quindi, ok. Va bene, perfetto. Adesso... Peter! Non mi chiedo perché questa canzone, no? Perché mi è venuta così, non tu flash. Non ha scelto questo. Ma io non sì. Tu sei insindacabile. Quando il nostro DJ è un po' particolare.